seduto in quel caffè, io non pensavo. Buongiorno, mi può fare un caffè? Oh, finalmente un caffè! Non mi dica che è il primo che fa stamani. No, è il secondo, a dire la verità. Addirittura? Stiamo lavorando pochissimo. Adesso ne stiamo facendo una ventina, prima oltre i 100 già a quest'ora. C'è proprio gente che gira, soprattutto con gli uffici chiusi, adesso che hanno di nuovo rimesso tutti i smart working, noi rischiamo tantissimo. Si può mangiare qualcosa? No, purtroppo noi siamo chiusi. Come pranzo. È chiuso? A pranzo? Siamo chiusi perché col problema Covid e smart working noi come azienda abbiamo deciso di chiudere a pranzo. Noi abbiamo aperto qui all'Euro perché l'Euro, diciamo, è un quartiere famoso per la presenza di uffici sia pubblici che privati e quindi un grande movimento soprattutto all'ora di pranzo. E oggi purtroppo tutto il quadrante dell'Euro sta soffrendo lo smart working e quindi abbiamo fatto una scelta, abbiamo mandato la responsabile della cucina in cassa integrazione, il ragazzo che si occupa del servizio a tavolo in cassa integrazione e noi al momento a pranzo siamo chiusi. Com'è la situazione? È molto c'è cambiata. Un po' di movimento. È molto cambiata da quando c'è lo smart working, perché questa è una zona di uffici, e purtroppo molti lavorano da casa, e ci sono tanti uffici pubblici e sono tutti fermi, e comunque pochissima gente. Noi lavoravamo con le persone che in questa zona ci vengono a lavorare, residenti ce ne sono pochi. Smart work ha bloccato, diciamo, tutto il lavoro che avevamo prima. Adesso siamo nell'ordine dei 20-30 clienti giornalieri la mattina, a pranzo 10-12 coperti al massimo. Avete dovuto mandare via qualcuno? Ci sono 6 ragazzi che non sono proprio rientrati. No, noi ci siamo dati una deadline, che non vi dico perché per scaramanzia, solo per quello. Speriamo. E se no, che cosa succede? Si tireranno giù le serrande. Sanificare, ma la gente sta arrivando? È quella che manca purtroppo.